Buongiorno a tutti e bentornati in una nuova puntata, in un nuovo episodio della Nozzo Berry Challenge, Generazione Menta. Ci eravamo lasciati con il giorno dell'amore. Johnny e Mandy decidono di andare al Lounge Mirastelle. Provano il soffiatore di bolle, si mettono a cantare al karaoke, insomma, passano una gran bella serata, un bel appuntamento che, insomma, sembra andare bene, prendono qualcosa da bere, chiacchierano, si divertono anche perché, insomma, karaoke è sempre divertente, erano anche loro due campane stonate. Però vi devo dire, non c'erano grandissime interazioni romantiche tra i due, né tra i capricci di lei, ma nemmeno lui era troppo coinvolto, cioè non ha mai fatto nulla di che, insomma, era sempre Mandy a farsi avanti, ecco. E comunque si baciano, l'appuntamento va bene, si salutano e finito l'appuntamento Mandy rimane un pochino in più per divertirsi con Raggio Sim e fare un po' qualche dispetto ai clienti del bar. Qui Mandy lancia una bevanda a una signora che purtroppo è capitata, ha scelto la persona sbagliata perché questa aveva il tratto perfido e quindi è scoppiata una lotta, scoppiata dalla signora, vi giuro, non da Mandy. E quindi nulla, la sfida in pratica, la signora sfida Mandy, che però tira fuori la sua arma, il suo raggio sim, e la congela sotto gli occhi stupiti di tutti i clienti del Lounge Mirastelle che appunto non potevano credere a quello che avevano appena visto. Però Mandy insomma si diverte così, lo sappiamo che sotto insomma questo tratto malizioso che si diverte a fare questi piccoli dispetti. Il lavoro in generale di Mandy procede molto bene, è contenta di passare del tempo con la sua collega Roberta Mariani, che è diventata anche una sua grandissima amica, va avanti con le scoperte e ha deciso di dedicarsi alla creazione della macchina per clonare. Nessuno ancora nel suo laboratorio ci era mai riuscito, ma dopo ore e ore e ore passate a robot, sui libri per studiare, eccetera, è riuscita finalmente a crearla e ha voluto subito provarla in laboratorio con una mela, quindi ha voluto provare a clonare una mela. E ovviamente le ha avuto l'onore di testarla subito sotto gli occhi stupiti di tutti i suoi colleghi che le hanno fatto moltissimi complimenti. È un grande traguardo per lei e per tutto il suo laboratorio. Finito il lavoro, voleva andare a dare la bella notizia a Johnny. Una volta arrivato a casa sua, però, nota fuori casa una bicicletta, non di Johnny. Allora si affaccia alla finestra, decide di entrare e nulla, praticamente trova Johnny con Daniela sul divano che guardano un film a lume di candela. Lei si insospettisce, il suo tratto geloso salta fuori, chiede spiegazioni a Johnny che come sempre trova scuse, le dice per tenerla calma, dice guarda una mia amica te l'ho già detto, anzi si arrabbia quasi, dice perché sei entrata, sei la solita gelosa, eccetera. Lei comunque decide un po' indispettita di andare via, ma prima di andare via decide di comunque togliersi un sassolino dalla scarpa e manomettere il WC di Johnny. Dopodiché, appunto, il giorno dopo, per staccare un po' la mente da questi pensieri, decide di andare come di consueto in palestra con Roberta per allenarsi un po', scaricare un po' le tensioni e sfogarsi anche su quello che è successo con Johnny. In palestra nota che c'è questo ragazzo che la fissa, le dà insomma anche qualche consiglio sulla corsa e lei lo sfida e gli dice: "Perché non corri anche tu con me? Vediamo chi va più veloce." E lei ovviamente è molto più allenata di lui e frequenta la palestra già da tantissimo e quindi vince questa sfida. Dopodiché, insomma, si salutano negli spogliatoi, insomma, fanno amicizia, si conoscono, si presentano e tutto qui. Nulla, Johnny la domenica la passa a trovare, le chiede spiegazioni, Mandy dice guarda Johnny, veramente lascia stare, io ho capito già che persona sei. Mentre erano lì che parlavano, passa una delle sorelle caliente, mi pare Katrina, Katarina, Katrina, che in automatico Johnny gli regala questa rosa. Cioè, io ero veramente sconvolta da tutto ciò, Johnny le regala una rosa sotto gli occhi di Mandy, che ovviamente va su tutte le furie. Dice: "Scusami, stiamo già litigando per questo. Tu vedi questa ragazza e diciamo la saluti
Io immagino questo, lei si è fermata a salutarlo in modo flirtante, dice: "Ah, ci siamo divertiti l'altra sera", una cosa del genere. Mandy va su tutte le furie, quindi in casa gli fa una sfuriata, litigano veramente aspramente e lui anche si arrabbia molto perché dice: "Sei tu che sei troppo gelosa e non posso più fare nulla, mi opprimi di qua di là". E Mandy però non sente, non soffre tanto per la rottura dell'amore, ma tanto per la rottura di un'amicizia. Quindi lei prova a dire: "Guarda, Johnny, parliamone un attimo, io ci tengo alla nostra amicizia, raffreddiamo solo la nostra relazione". Lui si arrabbia molto perché dice: "Io non ho fatto nulla, hai fatto tutto tu e quindi no, io voglio chiudere totalmente con te, non ti voglio più vedere né sentire". Tant'è che i sentimenti di Johnny per Mandy sono terribile rancore, lei nulla di nulla. Comunque, il giorno dopo, mentre innaffiava le piante, guardate un po' chi casualmente corre vicino a casa di Mandy, questo bellissimo ragazzo, quello della palestra, che vi anticipo già, si chiama Kevin. La giornata al lavoro procede bene, anche se appunto fa addormentare il receptionist nuovo. Vabbè, la sera stessa, Roberta decide di portare fuori Mandy per svagarsi un po' dopo la rottura, insomma, con Johnny. Decidono di andare appunto al locale, proprio a Oasis Springs. Bevono due o tre cocktail, insomma, passano una bellissima serata, anche se comunque a fine serata Mandy compare uno stato morale che non mi era mai capitato, onestamente, forse perché non gioco spesso con sim gelosi, ma è appunto questo qui che dice è difficile guardare altre coppie unite quando non c'è alcun sim speciale nella propria vita. E così. Tra l'altro, Roberta aveva anche chiesto a Mandy un consiglio se doveva uscire con Alessandro Mariani. E insomma, le racconta il giorno dopo che ha avuto un gran bel appuntamento al lavoro, insomma, fanno un po' di gossip. Comunque, nulla, questo è il piccolo riassunto di quello che ho fatto, diciamo, è il piccolo riassunto di quello che ho fatto offline, quindi come sempre vi porto un po' di spezzoni di quello che faccio e adesso nulla, passiamo alla parte in cui giochiamo insieme. Spero che, insomma, questa modalità vi stia piacendo. Buongiorno a tutti, eccoci tornati con un nuovo video della Not So Berry. Allora, avete già visto la prima parte con un po' di riassunto, no? Come al solito vi faccio vedere un po' i progressi del gioco, come sto andando avanti, eccetera. Allora, quello che volevo farvi vedere prima di cominciare è come siamo messi con gli obiettivi della challenge, quindi carriera, aspirazione. Quindi l'aspirazione abbiamo iniziato da poco, l'ultimo punto, il punto 4, che quindi direi che non siamo messi male, ecco. Carriera, ha preso la promozione ed è a livello 5, quindi direi anche qui è molto bene. Vi faccio vedere al volo, ho sbagliato, le collezioni. No, non ce la posso fare. Su queste non sono vantissimo perché io sto trovando praticamente solo capsule simili, però vabbè. Infatti, vedete, non capsule simili, le capsule con i trofei My Sims, ecco. Dunque, qui sì, queste sono appunto i trofei, i cristalli, cioè vedete un pochettino sto andando avanti, ma sono ancora in alto mare, secondo me, però piano piano. Infatti ho anche comprato il forziere per mettere dentro un po' di cose perché non ci stavo più in pratica. Allora, a che punto siamo? Siamo arrivati che anzi, la nostra Mandy è tornata dal lavoro in questo esatto momento perché finisce alle 19 e ha ricevuto una telefonata da parte di Kevin che gli dice: "Guarda, io", cioè gli aveva, nel gioco in realtà gli ha chiesto: "Posso venire da te a trovarti?" Però io me la immagino così. Come abbiamo visto, lui corre spesso al mattino e quindi aveva già visto che insomma quella era la casa di Mandy, e cioè non perché è uno stalker, però semplicemente l'aveva vista diverse volte in zona, quindi immaginava fosse quella.
passava di lì nel momento in cui lei è rientrata da lavoro e quindi si sono incrociati. E lei magari gli ha detto: dai, fermati. Che cavolo è? Fermati, rimani qui, magari mangiamo qualcosa, insomma, l'ho immaginata in questo modo, ecco. Allora, cambiati intanto. Day. Rallegra. E comunque loro si sono conosciuti appunto in palestra, hanno chiacchierato e si sono visti in giro, semplicemente questo. Come abbiamo visto, lei si è ripresa abbastanza bene dalla rottura, fra virgolette, non so neanche se si può chiamare così, con Johnny. Infatti vi faccio vedere, non ha proprio nessun tipo di sentimento. E anche all'inizio aveva il tipo senso di colpa per fine di un'amicizia, ma a parte quello, che come vi dicevo, le ha dato l'input per magari scusarsi, dire guarda, ho esagerato, rimaniamo amici, che lui dopo se l'è presa. Ma a parte quello, non c'era veramente più nulla, perché in pratica era veramente, cioè, come se fosse univoca, lui non, mai un bacio, mai un abbraccio, mai una dimostrazione di affetto, nulla di nulla. Bella pulita. Alla luce, dicevo, che cavolo è? Spettegola sui vicini, fate due chiacchiere, fa un'imitazione. E poi questa la ripulisci e magari ci ordiniamo una pizza. Dai, giornata sgarro. Qua. Non lo faccio mai, però ci posso. Non era qua? No, forse qua. Si vede che non lo faccio mai. Ecco, ordino una consegna. Porgi l'altra mancia, bellissimo, questo non l'avevo ancora fatto. Sì, dai, ordinano da asporto, ciotola di poké, è adatta ai vegetariani, non credo, caprese, non me lo dice, vabbè, allora facciamo, no, vabbè, la pizza, ordino, consegna la pizza. Pizza al formaggio. Intanto loro chiacchierano, gli racconta, insomma, così della sua vita. Io volevo fargli ancora imparare a conoscere, se lo trovo. Eccola qua. Prendi la pizza. Dai, basta. Perché? Perfetto. Chiama tavola, dai. Tavola, oddio, un parolone. Dai, prendila, adesso la spengo. No, non gli va, forse. Però lui la pensa, non. Ah, volevo fare chiedi della carriera. Non mi ricordo se. Questo è un sim che ho aggiunto io, e non mi ricordo però se gli avevo già messo una carriera oppure no. Mi sa di sì, però. Yumba! Zarp? Floyb! Jongi Vob, eh? Accusip! Marik Poshima? Perf!
Oh, it's in Quill. Vediamo cosa ci ha detto. È vice responsabile presso sfrutta truffa e baracca, che dovrebbe essere tipo impiegato, uomo d'affari, esatto, con molta fantasia. Dai, impariamo a conoscere anche gli altri suoi tratti. Ama l'aria aperta. Fai un'altra conversazione profonda. Amante della famiglia. Bluido. Tuga. Pujing. Oh. E vediamo se c'è anche l'altro tratto. Whipnowsy and yap. Serpivdo. Smeb's woony, he... Brinka Flanobo. Hanna Kletz. Lavar. Oh, non volevo subito andare con flirt o cose strane, perché insomma mi sembra verosimile che ovviamente immaginerete tutti come andrà a finire. E, comunque immagino che dopo una rottura insomma un po' drastica con Johnny, lei adesso ovviamente prende le cose con calma e sono veramente molto amici per ora, cioè solo amici per ora. Happy Open. Vapin. Lopi. Baka. Tip tip. Gaba Woony Hish. Finoi Cho. Ternoi. Ah, Bepson the Toys. Che gli parlano insomma del lavoro, gli racconta insomma un po' quello che fa, lui fa lo stesso, parlano della carriera, parlano dello sport, come sei capitato qui a Oasis Springs. Lei dice: io mi sono trasferita qui per lavoro, perché il laboratorio scientifico dove lavoro è appunto qui vicino, quindi mi sono trasferita in zona. Insomma, parlano di questo e volevo fare una braccia che prima c'era. Uffa, eccolo. Oh, impara a conoscere. Ormai hai già imparato a conoscere. Venorba KBC Bo. Hanna Kletz. Chiacchiera. Blows it. Oh. Chabby Goby. Roshi Tumboib. Dice: guarda, mi ha fatto piacere che ti sei fermato a parlare con te. Mi piace, insomma. E non va via, però. Sloif Kenar. Pando Cress. Ah, Dula Bo. Wenu Varek. Cronocech. Mi scusi delle tecniche di fitness. Ah, Vedish. È un complimento, vedo che sei molto in forma. Finoi Cho. Ternoi. Ah, Bepson Nikoi. Oh, Yips. Haga, Rix. Oh, Narfa. Sviluppare relazioni solide con altri procura felicità. Conversazione piacevole, nuova amicizia. Vabbè, fai pure, ok. Proviamo a fare un po'. Così, dai. È il suo carattere. Poi vi presento anche questo signore, perché io un po' ci ho giocato da sola, ma ovviamente non ho registrato perché non volevo spoilerare troppo. Però magari dopo passiamo anche da lui. Vi dico già, la casa non è assolutamente modificata, quindi la casa è proprio quella del gioco base. Però ero andata un po' avanti con la carriera, mi pare, era andata forse un po' avanti con le abilità, quello sì. Wow, che cosa imbarazzante.
Beal and Reba. Sabaka. Floopy. Bluey. Slip. Che dire di Lobby? Vediamo se ne ha. Oh, Fina! Kiano, home for boards. Isabel, your food. Skibby Wina? Uh-huh. Skibby board. Quicksilver and Jew. Don't have it. Yo. Gradisce la cucina, infatti questo, insomma, l'avevo fatto cucinare un po' per aumentare di abilità. Oh, non se ne va, sono le 2 di notte, cavolo. Vabbè, io allora ne approfitto, dai. Facciamo che gli chiede anche se è single, nel senso, ma quindi tu sei fidanzato, ti stai vedendo con qualcuna. Insomma, parlano anche delle loro relazioni. Facciamo che lei gli ha raccontato la rottura, perché lui tra l'altro abita di fronte a Johnny, o comunque vicino. Fa, t'ho visto qui con Johnny. Insomma, parlano della loro relazione. Lui è single, e quindi lei dice, ma come un bel ragazzo come te, dai, insomma. Fa una piccola flirtatina. Poi teorizza sugli alieni, cambia subito discorso perché non vuole esagerare. Non si schioda più da qui, praticamente. Va bene tutto, però. Boh, vediamo un po' da soli che fa. Cioè, sono le 3 di notte, le 4 di notte. Facciamo che il giorno dopo si vedono in palestra e fine. E quindi si sono fatti. Oh, esatto. Abbraccia. Su, su. No, vabbè. Va bene. Posso. Dormi. Allora, io metto tutto qua dentro e poi, almeno i trofei, poi i cristalli magari no, però... I trofei sicuro. Vabbè, tipo questo lo posso vendere. Ho saputo della tua amicizia con Kevin Peterson, piuttosto in gamba. Non è che lo conosci molto bene, troppo bene. Speriamo di no. Allora. Dunque, lei è già un po' in ritardo per la palestra, però facciamo che... si mangia 2-3 fragole. No, magari quelle le teniamo per quello che sappiamo noi. Ci sono già. Fa un pasto veloce. Biscotti a forma di animali. Poi fa innaffia tutto. Vendi tutto. Dobbiamo andare in palestra. Vendi tutto. Così intanto vediamo se compare qualcosa nel frattempo, magari. Comunque, le invenzioni, avete visto che ha creato anche la macchina per clonare, quindi wow, e niente male. Pensavo di farle un piccolo laboratorio segreto, quindi magari nella prossima puntata vedrete anche un po' la casa modificata. Adesso un po' di soldini li sta guadagnando. Estirpa anche le erbacce. Però qui in zona non sto vedendo, ma boh, più nulla.
Comunque è diventata anche molto amica della sua collega, che ormai girano sempre insieme, fanno sempre tutto insieme. Dov'è? Eccola, Roberta. Ed è la sua compagna di palestra. E vediamo se c'è anche Carrie. Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Tu abiti, cambia d'abito, mettiti in tuta. Vediamo se c'è qualcuno che conosciamo. Direi di no. Però intanto parla con lei, quindi mi viene in sicurezza, dice: guarda, ho conosciuto questo ragazzo, hai presente? L'abbiamo incrociato anche l'altro giorno, ieri si è fermato a casa mia. Intanto l'abbracci. Scambia storie piratesche, vediamo. È là, infatti sperava di incontrarlo. Ecco perché voleva andare a fare subito pugilato. Vale ad abbracciare, dai. Sì, ok, con Roberta ha parlato. Rallegralo. Complimenti sinceri. Ma chi è questa? Dai, questa è. Infatti non la calcola, mi striscia. Non passa a salutare, dice va bene, dai, ci si vede in giro e vieni qua. Dov'è Roberta? Ma li hanno messi insieme. Un allenamento, ci vediamo. Insomma, non vuole essere troppo insistente. Però sperava veramente di rivederlo. Ecco, insomma, questa è la situazione. Il lavoro sta andando bene. Si era un po' rattristata, come avete visto, per la fine con Johnny. Ma Johnny era veramente troppo ambiguo, non si capiva tutte queste donne che lo venivano a trovare, insomma. Che stile di vita abbiamo raggiunto? Ok, unitario. Single compiaciuto. Vabbè, ci sta. Il negozio premi cos'è? Ah, insolito. Dai, basta. Cavolo, ecco. Era comparso anche l'altro giorno che giocavo, appunto. È difficile guardare altre coppie unite quando non c'è nessun sim speciale nella propria vita. Però, insomma, cerca di non rattristarsi, dice avvertire un legame stretto perché c'è la sua amica. Conversazione piacevole con te. Oh. Wow. Riti, dai, passa da me dopo l'allenamento. Ah, facciamolo, assolutamente. Allora, eccoci qui. Io ho fatto il cambio di persona, quindi adesso siamo anche dal punto di vista di Kevin. Vi faccio vedere, lui è un giovane adulto, un uomo d'affari livello 4. Le abilità, mi sembrava alcune di averle portate, sì, al 5, e quindi dai, non siamo messi molto male. E perché volevo vedere anche un po' lui che cosa mi diceva, conversazione piacevole, e abbraccia. Comunque, come vedete, la casa è veramente quella del gioco base, perché non avevo voglia, insomma, di stare a modificare il tutto. Rallegrala, complimentati per la tenuta. Ah, è flirtante. No, non arrivederci. Condividi idee perché è creativo. Condividi foto.
Complimento sincero. E poi anche tu fai che, insomma, la impari un po' a conoscere, la abbracci. Chiedi degli hobby. E volevo fare, chiedi della carriera, insomma. Boh, non lo trovo. Chiedi la carriera. Oh, chiedi di passare del tempo assieme. Ma come? Ma Mandy? Vabbè, comunque abbiamo visto un po' la situazione, lui l'aveva invitata insomma qui, quindi direi che le manda anche un SMS. E questo è Kevin, appunto adesso ve lo faccio vedere un po' meglio. Cavolo, cioè questi due sono veramente... Come facciamo? Allora, facciamo annulla e poi dopo vi farò vedere io, perché sennò questa partita sta durando veramente molto. Questo è il nostro Kevin. Allora, io vi dico la verità, l'avevo fatto un po' meno muscoloso, ma si vede che andando sempre in palestra nel frattempo è diventato muscoloso. È un bel ragazzo. Questi sono i suoi outfit, molto alla buona, però è veramente un bel ragazzo. E quindi nulla, io con questa bella immagine vi saluto e vi lascio con un po' di suspense. Questi due, cioè, insomma, vogliono passare la domenica insieme e a quanto pare è così. E quindi nulla, noi ci vediamo alla prossima puntata dove appunto vedremo questo... Non so, si può chiamare primo appuntamento? Non glielo farò fare come appuntamento, ma come uscita normale, però insomma inizieranno un po' i flirt. Diciamoci la verità, dai, questi due si piacciono. E nulla, io spero che questo episodio vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!